È stato un torneo di calcio tutto al femminile, arbitro compreso, ad aprire l'odile edizione 2023 della Festa della Donna. Una forma di sudditanza alla pratica sportiva che va per la maggiore tra i maschi? No, il perché lo ha chiarito all'Unitre di Lodi, Alice Vergnaghi, docente alle superiori, ma soprattutto storica dell'Lodigiano. Nelle sue ricerche si è imbattuta nelle sorelle Boccalini, Luisa, Rosetta, Marta e soprattutto Giovanna, artefici negli anni 30 della prima squadra femminile della storia italiana. Marta, Rosetta e Luisa, appassionate di questa disciplina sportiva, hanno trovato in Giovanna l'abile organizzatrice capace di tradurre in realtà il loro sogno. L'esperienza è durata poco, il tempo di cambiare gestione al CONI e di negare in pieno regime fascista anche questa più elementare forma di libertà delle donne. Ecco perché alla Dossenina, una dozzina di formazioni legate agli istituti medi e superiori di Lodi, Codogno, Sant'Angelo e Borghetto Lodigiano, ha dato vita ad un appassionato e divertente torneo organizzato appositamente per la Festa della Donna. A dare il calcio d'inizio, la lodigiana Federica Aguileri, 21enne, in forza all'Hellas Verona, con già diverse presenze in nazionale. Le ragazze in campo non hanno lesinato le energie, calcando il campo del più importante stadio calcistico dell'Lodigiano nel migliore dei modi, con giocate che non avevano nulla da invidiare ai loro colleghi dell'altro sesso. In tribuna, ad applaudirle, oltre ad amiche e conoscenti, anche tanti compagni di scuola, neppure tanto meravigliati dalla bravura delle atlete in campo. Al termine, alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti delle varie organizzazioni che hanno reso possibile l'evento, la foto di gruppo a memoria futura. Le manifestazioni per ricordare l'8 marzo non si fermano qui. Quest'anno le associazioni locali hanno messo in piedi non soltanto torneo di calcio ed incontro culturale, ma tanti altri eventi in grado di coprire l'intero universo della vita al femminile. Con un sogno che potrebbe trovare attuazione nel prossimo mese: far giocare le ragazze lodigiane quella partita che le sorelle Boccalini non ebbero mai l'opportunità di disputare.